Bella amici di Viscido, oggi vi parlerò di come ottenere per chi ha l'esigenza di suonare, di registrare la chitarra in un piccolo home studio, una cameretta piccolina, cercando di ottenere un suono molto valvolare, molto vintage, con un'attrezzatura minimale proprio. Ultimamente vi avevo proposto un video dell'amplificatore Marshall Origin 5, un amplificatorino da 1 watt valvolare. E adesso, a distanza di un mesetto, mi sono reso conto che anche questo amplificatorino qua, insomma, è un po' gnocchetto, nel senso che è un po' limitato e soprattutto bisognerebbe per farlo lavorare decorosamente, tenere un volume, anche se lo facciamo lavorare 1 watt, comunque ha un'uscita un po' altina, diciamo che comunque può dare fastidio ai tuoi vicini, a chi ti sta intorno. Allora io mi sono studiato un sistema per poter e ovviare a questo problema qua. Adesso in questo video oggi vorrò parlarne, magari qualcuno di voi potrà trovarne un'utilità. Dunque, iniziamo col dire che io ho provato anche nel frattempo, ho avuto modo di provare l'Amplitube 5 VST. Iniziamo col dire che questo discorso è molto opinabile, nel senso che a qualcuno potrà piacere molto i suoni che propone Amplitube. Sarà forse per l'età che ho, ma sarà molto, comunque va molto anche a gusto. Io resto dell'idea che questi plugin, questi VST, siano molto, molto comodi perché ti permettono di svolgere il lavoro di registrazione in maniera molto più veloce. Però io non sono molto convinto di questa cosa qua. Molti magari nei commenti mi avranno modo poi di darmi anche comunque un consiglio, ci potrà essere comunque anche uno scambio di opinioni. Ad ogni buon conto, quello che sto cercando di fare io, per dire, nel mio home studio è un suono molto anni 70, è un suono carico di compressione e di sustain, il classico suono rock vintage anni 70-80, che lascia quella scia di sustain, di compressione. E mi sono reso conto che, non, allora, secondo me con l'Amplitube per me non ci riuscite a fare questo tipo di lavoro. Qualcuno afferma che è possibile. Non lo so, per esempio il classico feedback, il classico innesco, scusate, il classico, la maniera, diciamo, di suonare, che ne so, di Hendrix ci giocava molto, ma forse Hendrix è stato quello che ci ha giocato di più con questi inneschi, questi feedback. Adesso la prima cosa che mi viene in mente, potete ascoltare A River Experience, ci gioca veramente tanto. A me piace tanto questa chiamiamola tecnica, insomma. Naturalmente bisogna sempre tenere conto che viviamo in un periodo storico che, scusate, zocco la vacca, cioè qua siamo veramente arrivati ad avere tutto di più. Di conseguenza, se uno, per esempio, c'è qualche tipo, qualche chitarrista, che ne so, magari va a ricercare il sound di Eddie Van Halen, grande, grandissimo Eddie Van Halen, innovatore della chitarra moderna nel panorama rock. Cioè, si va a comprare un amplificatore valvolare della serie Eddie Van Halen alla sua casa, al suo cabinet.
con pochissimi accorgimenti potrebbe riuscire a ricreare quel suono. Però se ci riflettete non è poi così semplice, perché questi personaggi qua alla fine o suonavano su grandi palchi e il suono viene condizionato anche dalla struttura in cui, dalla location in cui ti trovi a suonare. È già molto opinabile per se stesso il fatto di riprodurre un suono. Ma che ne so, ad esempio, una cosa che mi viene in mente è Come Together, The Beatles, la parte di chitarra, beh, a livello di registrazione di suono per me fa cagare. Comunque, lasciamo perdere, questo è un discorso di gusto personale, però non so, proviamo a pensare di doverla riprodurre. Allora, qua le strade sono due, questi personaggi qua, cioè, non avevano i VST quando registravano ad Abbey Road. Io credo che dipende sempre da cosa si voglia fare. Io resto fermamente convinto che quello che conta non sia tanto il suono. Secondo me siamo diventati proprio un branco di pecore maniacali. Secondo me andiamo a cercare, magari passiamo delle ore a cercare il suono più giusto, cercando di regolare questi VST, questi plugin. Ma quando in realtà, secondo me, per come la vedo io, per l'esperienza che ho maturato in tutti questi anni, secondo me sarebbe meglio, sarebbe più valido se ci fosse la possibilità, perché voglio dire, chi cazzo c'è la genialità di Hendrix, di Van Halen, di John Lennon, piuttosto che di Rich Blackmore. Secondo me è più importante quello che ti passa per la testa dei vari suoni. Sì, un buon suono ti può portare alla creatività, sono d'accordo su questo, però non credo che, guardi, cerchiamo di capirci in maniera chiara, credo che in percentuale possa fare il 5, il 10%. Se fosse il 10%, il 90% arriva dalla tua testa, arriva dalle idee che hai, cioè alla fine è la tua testa che fa suonare la chitarra, poi il suono secondo me è molto relativo. Comunque, tornando al discorso, di riprodurre un sound valvolare bello pastoso, caldo, a livelli veramente bassissimi di volume. Io ristavo facendo un esperimento, ho ritirato in auge, praticamente fuori dall'armadio dei miei, cacciato fuori dall'armadio dove tengo i vestiti, ho cacciato fuori un Marshall GMP1, che è un preamplificatore valvolare codesto, e mi sono detto, proviamo a farlo entrare nel combettino Origin 5, e magari passando prima da un piccolo pedale, un compressore. Questo qua in questo caso è un TC Electronic, il Gravity della TC Electronics. Lo trovo molto 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 onesto come compressore. Anche lì, poi, anche qua è un discorso che entriamo nell'opinabile, anche lì va a gusti. Adesso prendiamo di mira il fatto che si possa avere un suono che magari un musicista lo può tenere in maniera a volumi esagerati, perché magari sta calcando un palco, un grande palco. In una stanzetta, ecco, cerchiamo di vedere se riusciamo a riprodurre un suono valvolare bello caldo, saturato. Ecco, io mi sono detto, perché non dare una ulteriore preamplificazione con un preamplificatore che appunto è il GMP, a questo piccolo Marshall che già comunque sta lavorando un watt, per cui credo che, cioè, veramente qua siamo al limite. Io penso che
Dopo di questo ci sia veramente solamente lavorare con AmpliTube in cuffia, ecco. Proviamo a sentire però che suoni riusciamo a tirare fuori. Io un'idea me la sono fatta, ve la dico dopo. Comunque adesso andiamo a sentire un attimino come si comporta questa strumentazione. Bella raga. Dunque, a questo punto siamo sul canale, un canale pulito per quanto intendo io il suono pulito, che il mio cervello è distorto, per cui ma secondo me un amplificatore valvolare, secondo me comunque deve, cioè, non lo so, prendiamo il Fender Twin. Monta valvole dal suono pulito 6L6, mi sembra che monta come stadio finale valvolare il Fender, ma poi quasi in tutti i Fender monta 6L6, e che è una valvola dalla timbrica un po' freddina e abbastanza pulita, ecco. Insomma, per far distorcere con l'amplificatore, figa di tirarlo proprio a cannone per 2 ore, farlo scaldare, ma secondo me fate fatica lo stesso senza un pedale. Al contrario di Marshall, che invece ha sempre adottato la politica L34, che è una valvola più calda e più saturata. Sentiamo comunque ad ogni modo qualche pulito. Mi raccomando, nei commenti non datemi addosso, perché allora, secondo me, un suono pulito che puoi ottenere con un amplificatore valvolare, per me deve essere comunque caldo. E devi avere un minimo di saturazione sulle basse. Per me non si scappa. Cioè, vi sto dicendo, secondo me il suono pulito con un amplificatore valvolare, cioè, ti compri un amplificatore a MOSFET oppure ti compri un oppure usi VST, cioè, che senso ha? Io mi sono lavorato questo suono. Di regolazione sullo Shure SM57, solito microfono storico per catturare questo tipo di suoni. Primo pick up. Neck, sentiamo un po' che pulitini belli, belli saturatini. Allora, il compressore è acceso adesso. La catena è questa. Praticamente io sto entrando nel preamplific nel compressore, che a sua volta va nel preamplificatore, nel GMP, che poi va a finire dentro il Marshallino, il combettino. Sentiamo un po'. Questo pulito, che poi comunque è molto scuro, è il suono di un Marshall valvolare, potrebbe essere la simulazione delle vecchie testate MK2. Che il volume della chitarra lo sto tenendo a 6, lo sto tenendo un pochino chiuso, perché nel qual caso io lo apro tutto, inizia a saturare ancora di più, per cui io mi tengo il volume della chitarrina a 6, un po' chiuso. Per ripulire un po' questo suono.
piace molto questo attacco qua, questo attacco che dà proprio la valvola. E questo basso che satura. Apriamo un po' di più il volume della chitarra, lo sentiamo meglio. Pickup middle centrale, eh? Senza nessuna forma di equalizzazione da parte della chitarra. Volume tutto aperto della chitarra. Capon Bridge. Vogliamo ripulire un po' il suono? Bene, chiudiamo, mettiamo il 50% al volume della chitarra. Quarta posizione. Questo qua per quello che riguarda i puliti. Io direi che non ci possiamo lamentare. Non ho altri effetti in catena, c'è solo un compressore. Però sento che il quank della strato, cioè, si fa sentire. Allora. Adesso arriva la parte godosa, quella che piace a me. Iniziamo, direi, a crunchare. Penso che, ripeto, per il mio cervello, quello che per voi è un crunch, per me è una saturazione. Comunque, ecco, tenete questo fatto qua. Dunque, spostiamo il canale del GMP, lo portiamo sul secondo canale, il suono l'ho già preparato. Chiudiamo il volume della chitarra di modo che possiamo iniziare a preparare un crunch per poi arrivare magari a una saturazione. Comunque il suono di prima già non è che non mi piacesse. Io lo adotterei come suono pulito di base, poi dopo ci potete mettere gli effetti che volete sopra, potete Chorus, Flanger, Delay, ecco Delay. Per me il Delay è una cosa abbastanza fondamentale. Secondo me io preferisco avere un delay sotto che avere un riverbero. Il riverbero a me non ci vado molto d'accordo col delay, impasta troppo. Aiuta parecchio se non hai un buon tocco, però secondo me impasta troppo. Dunque andiamo a spostare sul canale crunch del GMP. Naturalmente un po' di rumore di fondo, con Amplitube, tanto ce l'avete lo stesso, notato, l'ho provato anche questo. E direi che comunque è decoroso. Attenzione, questo suono che state sentendo proprio è, cioè, non dà fastidio a nessuno, è proprio, anzi, aspettate un attimino. Ecco, sì, io credo che si possa suonare in qualsiasi circostanza, anche se per dire avete al piano di sopra, non so, una famiglia di 10 meridionali, al piano di sotto una famiglia di 8 bulgari, e di fianco una famiglia di 24 albanesi e dall'altra parte una famiglia di 74 cinesi. Lo potete fare, veramente non date fastidio, il volume è un volume di una televisione bassa, ecco. Andiamo a ascoltare questo crunch. Pick up on bridge. A me sempre piace, mi fa impazzire questo attacco, che proprio è tutta valvola.
Mark. Sentite come spinge? Volume a 6. Ecco, siccome non sto godendo abbastanza, io adesso però un pochino il volume dell'amplificatore che è a ore 8, ma insomma è già altino, non capisco perché non innesca. Vediamo di aprire tutto. Il volume della chitarra. Perché è molto basso il volume. Che è già un buon risultato questo qua. E ad ogni buon conto proviamo a sentire anche un canale, il canale 3, il canale che ho preparato un po' ancora un po' più saturo. Secondo me lì riusciamo veramente ad avere a volumi bassissimi degli inneschi pazzeschi. Andiamo a vedere. E un pick up, sempre pick up on bridge. Anche finta roba di saturazione. Torniamo sul canale crunch, che è quello già abbastanza spinto. Senza compressore. Compressore spento. Qua la pacca è più, ce l'avete più in faccia. Ah.
adesso vi farò sentire come invece il suono diretto nell'amplificatore, bypassando il GMP. Questo è il suono dell'amplificatore. Tirando un attimo di conclusioni, che secondo me invece di comprarsi un pedale distorsore o un overdrive per ottenere questi tipi di distorsione, chiamateli saturazione come volete, io direi che questa cosa di metterci, di schiaffarci un preamplificatore potrebbe essere anche un ADA, un preamplificatore valvolare, in un combettino piuttosto che una testata piuttosto gnuca, una testata che non ha magari una forma di preamplificazione, sono un volume, e per farla distorcere dovete attirarla a livelli che vi vengono giù i vetri delle finestre. Io credo che questa qua sia una buona soluzione, e con questo è tutto, raga. Se volete lasciare dei commenti, e bella lì, ci si vede. Ci si vede al prossimo giro.